ragazze, buon pomeriggio, eccoci qua, benvenute nel Micesso. Allora, oggi ho fatto la leonessa, pump. Niente, ho riarricciolato un'altra volta i capelli e niente, ora ho preso il via. Allora, siccome succede che io ogni 2 giorni mi vedo i capelli sporchi e bisogna che me li lavo perché non mi piacciono più come stanno, allora invece di lavarli aspetto 4 giorni e ci faccio un po' di boccoli. Tanto voglio dire, stanno lo stesso, con un po' di station, mi metto un pochino di crema così e mi vanno bene anche. Anche per altri 2 o 3 giorni, così almeno evito di lavarli più spesso. Allora uso la piastra, quella lì piccolina, la faccio scaldare bene e poi dopo li tengo in posa poco poco e basta, veramente basta poco, ecco, vanno subito, si arricciolano subito, ecco, niente di che. Allora ho voluto riproporre questo trucchettino perché mi piace questo colore della Fraulein, questo fucsia intenso, proprio color ciclamino, avete presente il ciclamino, il fiore che ha questi colori così intensi? E quindi questo trovo che sia un bel fucsia, una bella tonalità. Inoltre hanno davvero un'ottima pigmentazione. Allora, niente, vi parlo oggi della mia collaborazione con la Born Pretty Store, la ditta con cui collaboro tutti i mesi, mensilmente. Voi sapete che è già da diverso tempo che collaboro con questa ditta. Mi trovo benissimo. Il materiale, i trucchi di make-up, insomma, le cose di make-up che mi mandano, il materiale di make-up che mi mandano, lo trovo veramente buono, anche se è cinese e quindi qualcuno può pensare che sia una sottocategoria, e invece io mi trovo benissimo, non mi danno problemi alla pelle, ci faccio i corni perché sennò. Ora per ora ho usato, ecco, solo prodotti così. Poi volevo iniziare a usare anche qualche ombretto, qualche mascara, qualche matita così. Per ora ho usato solamente illuminanti, ciprie, fondotinta, correttori. Allora, oggi vi voglio parlare di questa BB Cream che sono due in uno, sono due prodotti in uno. La confezione si presenta così, guardate quanto è bellina. C'è tutte, a me mi piacciono tantissimo le cosine cinesi perché c'è tutte questi lavorini, sghirigogolini nelle confezioni. Ora io non ci capisco nulla perché cinese non lo so. Comunque questa è protezione anche 50 dai raggi solari e sono due cose in uno. Allora c'è la crema, si presenta così, la BB Cream si apre e ha questa consistenza qua, tipo un fondotinta molto coprente, guardate, guardate ragazze. Questa è la BB Cream, lascia una pelle morbida, profumata e aprendo la confezione di sopra c'è lo specchiettino e poi c'è questo correttore che ho usato guardate come corregge, vedete? Toglie tutte le imperfezioni e dosato più volte è molto coprente, vedete? La tonalità, questa è la numero. Aspettate, perché me le sono fatto dare la numero 02, la numero 02. Quindi si va a correggere piano piano tutte le imperfezioni delle occhiaie, le imperfezioni che ne so che abbiamo sulla pelle, tipo piccoli foruncolini, e trovo che sia veramente coprente, ecco, dà un bel effetto luminoso alla pelle. Quindi che dire, ragazze, mi sto trovando benissimo. Nell'info box trovate tutte le informazioni sul prodottino. Eccolo qua, e niente, io spero di esservi stata utile. Vi lascio al tutorial e vi abbraccio forte forte. Ciao belli, alla prossima. Eccoci qua, iniziamo subito a lavorare sul viso. Allora, vado a usare questo fondo, questa BB Cream, questa qua, che è della linea Perfect Serum e è cinese. Allora, vado a fare un po' di contouring usando questa palettina che ho preso sulla Born Pretty Store, che mi hanno mandato. Vado
vado a fare un po' di contouring. Adesso vado a sfumare il tutto con un pennellino, questo Allora vado a pennellino della prendere Real Hannes, Technique, questa cipria di neve Cosmetics, e levo tutto il lucido. allora. Passata la cipria, vado a fare un po' di contouring con questa terra della Kikok, il numero 101. Ok, adesso vado a passare la mia base con questa matita della NYX per rendere il colore che metterò poi un pochino più brillante. Allora, lo passo nella palpebra mobile e poi vado a sfumarlo con le dita. Allora, vado a Così. prendere due pezzettini di scotch e le metto qua. Così faccio la cinesina e poi vado a prendere questo colorino di Astra, questo viola melanzana, e lo passo qua a fine occhio creando una specie di V. Allora, dalla palette questa della dei 180 colori di Fraulein vado a prendere un bel fucsia acceso, questo qua. Ora, qua non si vede fucsia proprio, ma vi assicuro che è un bel fucsia. Allora, e lo passo su Evitando tutta la la palpebra zona qua mobile. vicino al condotto lacrimale, perché volevo farci un punto luce, volevo creare. Con questo Così. colore bianco della Kiko, questo è il numero 169, vado a creare il mio punto luce alto lassù. Allora, vado a dare una bella ritoccata a queste sopracciglia perché si sono un po' scolorite. Uso i pennarellini, sempre questi di Kiko. Allora, vado a prendere una matita nera, questa è di Kiko. Allora, la vado a passare anche sopra un po' di eyeliner. Allora, vado a prendere il mio eyeliner bianco, questo di Deborah, e è fuori produzione perché, come sempre me lo chiede, peccato perché era White Shine, si chiama, e mi trovavo benissimo con questo mascara, con questo eyeliner qua. Peccato che l'hanno messo fuori produzione. Prendere Miss Manga di L'Oreal. Allora, sulle labbra vado a mettere questo lip gloss di Astra. Questa è la variante numero 08, che mi piace tantissimo, è un rossetto liquido. Ecco qua. Allora, come illuminante vado a prendere questo di bottega, sì, di Neve Cosmetics, che si chiama Perfect Silly. Non è un illuminante, è più una cipria, però è parecchio lucente, quindi mi piace, ecco, l'effetto che dà sulle gote, sulle zigome, insomma. Lo vado a mettere qua e poi lo sfumo. E vado a sfumare il tutto con un pennellino da cipria. Allora, sulle gote vado a mettere dalla palette della Fraulein un blush, questo blush qua, che è un rosso corallo. Allora, ecco qua ragazzi, il trucco è finito, io vi abbraccio, vi bacio, ciao belli, alla prossima!